mister, un altro scoglio, diciamo così, è stato superato, un'altra partita giocata in totale controllo, lo possiamo dire, della gara da parte della sua squadra. Sì, è stata una vittoria figlia soprattutto di un primo tempo nel quale abbiamo pigiato abbastanza sull'acceleratore senza fare nulla di eccezionale, però una volta trovati i due gol abbiamo gestito la squadra saggia. Il risultato, non potevamo rischiare niente, erano tre punti importantissimi per noi. E secondo tempo abbiamo badato alla gestione del pallone, magari sfruttando qualche così sbilanciamento loro, contro una squadra che conosce bene il 3-5-2, lo fanno bene, e sono stati bravi i giocatori a scalare tutti in avanti di una posizione. Con palla loro abbiamo giocato 3-4-3 e quindi sono stati molto molto bravi a tentare la pressione alta sempre, perché questa è una squadra, la Scafatese, che imposta l'azione molto bene da dietro. Poi piano piano secondo tempo, un po' per un campo molto pesante, molto gommato e molto pesante, le gambe sono venute un po' meno il primo caldo, ci siamo abbassati un pochino, però ci siamo abbassati da squadra mantenendo le giuste distanze tra i reparti e con una buona gestione della palla. Rientrato benissimo fisicamente Vincenzo De Liguori, alta prestazione superiore alla media di Andrea Di Pietro, cenira di centrocampo che si è ricompattato dopo qualche settimana di intervallo, diciamo così. Sì, sì, ha fatto bene in mezzo, ha fatto bene dietro, ha fatto bene davanti. Dai, la squadra è aumentata molto, migliorata molto nella conoscenza reciproca con e senza palla, questo si vede, c'è una conoscenza maggiore dei movimenti difensivi e offensivi e quindi insomma questo deve essere un viatico importante per riprendere bene da martedì, perché non si è fatto assolutamente niente e siccome noi i perfetti disastri non li vogliamo fare, dobbiamo stare a 3.000 sempre, perché oramai siamo arrivati agli sgoccioli. Ci sono due tappe per poi, secondo me, chiudere un campionato che meritiamo di vincere. Domenica prossima si va ad affrontare un Montesarchio che non ha nulla da chiedere in quanto ad obiettivi a questo torneo, ma che non l'ha da vinta a nessuna. Grazie al Montesarchio, il cittadino Cera è al primo posto e sicuramente la squadra del presidente Mataluni verrà a Nocera a giocarsi la partita. Noi vogliamo questo, noi vogliamo una squadra che viene a giocare la partita per vincere, perché il calcio deve essere questo. Poi se qualcuno non fa così non va bene. Noi vogliamo una squadra che viene, si gioca la partita, lo sport è questo. In Italia dobbiamo imparare da qualche altra nazione, da qualche altro campionato dove c'è una professionalità estrema. Non vogliamo regali da nessuno, vogliamo prendere quello che siamo capaci di prendere, quindi mi aspetto una partita difficilissima contro una squadra composta da ottimi giocatori, un 4-3-1-2 molto offensivo dalla cintola in su, nelle caratteristiche dei giocatori all'interno dei ruoli che ho detto precedentemente, quindi benvenga questa partita, un ostacolo duro e da martedì cominceremo a lavorare per presentarci all'appuntamento nel migliore dei modi. Mister, l'ultima domanda è sul pubblico che oggi ha avuto modo di supportare il cittadino Cera e si è giocato in casa. Un pubblico eccezionale, siamo sempre qui a dire le stesse, non sono sviolinate perché non hanno bisogno di sviolinate, questo è un pubblico che è conosciuto in tutta Italia, e io li conosco dal 1986, quando ho iniziato a fare il calciatore professionista, sono venuto a giocare a Nocera e sono un pubblico meraviglioso, una passione incredibile e non li dobbiamo deludere mai, cioè mai, 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 dobbiamo essere alla loro altezza, non è facile essere all'altezza di un pubblico del genere, però io dico che quando uno sbuffa, sgomita, butta il sangue ogni giorno, cerca di fare della professionalità il proprio emblema, già si è messo a posto con la coscienza. E io penso che una squadra dai buoni valori come la nostra, quando fa questo, i buoni valori escono fuori.